Nelle scorse giornate il municipio è stato teatro di un evento un po' strano. Almeno in due occasioni, due volte in pochi giorni, ma forse sono di più, l'intero personale è stato avvistato riunito all'aperto, sotto l'androne del palazzo. Inizialmente sembrava una protesta improvvisa o addirittura uno sciopero di massa. In realtà era solo tra virgolette, l'allarme antincendio del municipio, che aveva inopinatamente fatto scattare il suo inquietante suono, portando tutti i dipendenti a seguire il protocollo di evacuazione. E teniamo presente che in comune ci sono stanze con faldoni e documenti che riempiono gli spazi da terra a soffitto. Capite bene che c'è sempre un po' di preoccupazione. Dopo un'indagine accurata, descherziamo un po' dicendo accurata, il mistero è stato finalmente svelato. Nessun cortocircuito. Nessun fumatore clandestino nella toilette. La colpa di questo scomodo allarme antincendio è stata imputata a cittadini smarriti in cerca dell'ufficio anagrafe. Disorientati e senza una guida umana a cui rivolgersi, hanno deciso di schiacciare il campanello dell'allarme, credendo che fosse un modo per attirare l'attenzione del personale. Una situazione che porterebbe a sorridere per il malinteso. Invece, dietro questa strana vicenda si nasconde una questione molto più seria e rilevante: il declino dei servizi comunali a causa delle restrizioni di bilancio. Una volta presenti nel municipio, i gentili messi erano un baluardo dell'accoglienza, fornendo assistenza a chi ne aveva bisogno. Questo ruolo non solo facilitava l'accesso ai servizi, ma permetteva anche di controllare le intenzioni dei visitatori, garantendo la sicurezza generale. Una possibile soluzione potrebbe essere l'introduzione di una vigilanza affidata magari a una cooperativa. Ma anche qui sorge una domanda: perché limitarsi solo al municipio? I bagni pubblici sembrano soffrire dello stesso problema, dimostrando che la presenza umana resta ancora insostituibile nonostante l'avanzare dell'intelligenza artificiale. Perché quando il campanello dell'allarme antincendio viene suonato, perché scambiato per un campanello, significa che il vero allarme è che serve una persona competente all'ingresso.